ragazzi, benvenuti sul canale di Ma che viaggi ti fai? E oggi siamo di nuovo sui Colle Ugani, in bicicletta questa volta. Siamo partiti da Monselice, stiamo andando da Monselice verso est. Bene ragazzi, siamo arrivati alla nostra prima tappa che è est, siamo qui nel parco del castello, è veramente bello. Che dici Giada? È carino, sì. Molto. Ora qui. Noi proseguiamo il giro per la ciclovia dei Colli Uganei. A dopo! Abbiamo fatto un cambio tattico di bici, vediamo la Giada che mi dà via. Muscolo di ciccia, che muscolo come loro? Il muscolo di ciccia? Cos'è? Cos'è il muscolo di ciccia? Che si vede la ciccia. Abbiamo pubblicato un anno fa il video Il sentiero degli olivetani, monastero degli olivetani. Abbiamo cinto euganeo, anche qua immagino che dalla GoPro non si vedrà, ma là in fondo c'è la cava bomba dove inizia il sentiero del Buso dei Briganti, che anche qua abbiamo realizzato un video, se lo volete vedere fate sul nostro canale. Ma che viaggi ti fai? La roccia che sporge da quella collina lì è proprio il Buso dei Briganti. Un passaggio affascinante nella roccia. È panoramico molto, eccolo là che si vede. Arrivati a Lozzo a Testino. Sinistra. Salitona, spingi sui pedali, vai! Finalmente a Vovecchio abbiamo fatto un rifornimento di acqua, che c'è una fontanella in piazza. E adesso ripartiamo. Sei carica? Sì. Arriva, arriva. Ragazzi, dopo 32 km siamo arrivati a Bastia. Qua siamo nella piazza con la chiesa. Eccolo qua. Molto bello. Pronta? Go, Giada, go. Vai Giada, pedala! Ah niente, abbiamo scoperto che la Giada è una scalatrice, mi ha dato il pago, è andata su, è scappata via, io non ce la faccio più. Bene, va bene, hai vinto tu, mi hai stracciato in salita, va bene. Hai tirato fuori tutta questa potenza nelle gambe. Oh, devo salire, sono salita. È faticoso. Cos'è, però il Polage? Sì. Ti ha dato l'energia? O il Supreding? No, il Polage. Polage? Quindi vai in competizione con la Pellegrini qua. Ah, con Sustenium. Con Sustenium. Bene, siamo arrivati in cima, adesso si può scendere. Ah, sì, è finita la salita, tutta discesa adesso. Ma se andavi su meglio di me. Giada prende lo stacco, spinge sui pedali e mira via.
e va senza fatica. Andavi come un missile, andavi forte. Che velocità hai fatto? Non lo so. Non ci hai guardato? No. Ti sei divertita? È piaciuto? A sinistra abbiamo anche il campo da golf delle Frassinelle, mi pare si chiami così, molto bello, immerso nel verde, fantastico. Rasseo di Teolo a destra, ecco. Con la GoPro non si vede, ma là sopra alla collina c'è un castello in stile gotico arabo. Peccato che dalla GoPro non si vede, comunque abbiamo fatto le foto e le metteremo dopo. Da Torreglia abbiamo preso un tratto viaioso, una strada bianca che ci porterà all'abbazia di Praglia. Dallo shop del monastero dove vendono prodotti fatti dai prodotti dai frati artigianali, come liquori, tisane, prodotti per il corpo, saponi, crema, tutto naturale, per l'armadio, tutti di ottima qualità. Gira subito a destra, ecco. Immaginando in gelateria mangiare un buon gelatino, però qua sta gelateria non arriva mai. Ecco, dopo 50 km un gelatino, la coca e il tè. Ci arriviamo alla macchina? No, a piedi. Dai, con la bici in mano. Va bene ragazzi, siamo pronti per l'ultimo stacco da Montegrotto. Siamo a Montegrotto qui. Montegrotto, poi andremo a Battaglia Terme e infine a Monselice, dove abbiamo parcheggiato circa ancora 14 km. 13 sì. Km. Bene, bene, e adesso dritti di qua fino a Monselice. Di qua abbiamo il bel tempo davanti a noi, ma dietro sta sopraggiungendo il nulla. Di tempesta, oh, almeno ce l'abbiamo dietro che ci spinge un po'. Quasi arrivati a Monselice, là in cima si vede la rocca di Monselice, manca pochissimo. Va bene, siamo arrivati al parcheggio dopo ben 64 km e niente, è stato un giro molto bello. Ti è piaciuto Giada? Abbastanza. Dai, 5. E niente ragazzi, al prossimo giro.